L'economia. C'è tempo fino al 2018 per spendere i fondi strutturali europei assegnati con la programmazione 2014-2020. L'Italia è indietro, mentre la performance della Calabria riserva una piacevole sorpresa. Sentiamo Livia Blasi. Il conto alla rovescia è già incominciato. L'imperativo è spendere 3,6 miliardi di euro che regioni e ministeri dovranno impiegare entro il 31 dicembre 2018. Si tratta dei fondi strutturali europei assegnati con la programmazione 2014-2020. Per chi fallirà l'obiettivo dell'ultimo giorno dell'anno scatterà la tagliola del disimpegno automatico secondo la regola N+3, cioè se entro 3 anni dall'impegno di spesa indicato dalla regione o dal ministero che gestisce fondi strutturali non è stata presentata la domanda di pagamento all'Unione Europea, Bruxelles cancella automaticamente la relativa quota di finanziamento. Se in questo rush finale, secondo i dati del Sole 24 Ore, l'Italia è ultima insieme alla Spagna, la Calabria riserva invece una piacevole sorpresa. Il piano operativo regionale Calabria, comprensivo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo, da qui a fine anno deve spendere 149 milioni, pari ad un terzo del target di 446 milioni, concordato con Bruxelles. La Basilicata batte la Calabria per pochi decimali, ma solo per il POR del Fondo Sociale Europeo, resta indietro per il POR FESDR. Ai primi posti per performance le regioni del centro-nord, c'è però da precisare che si tratta di programmi di dimensioni contenute, al massimo 500 milioni di euro. La dotazione della Calabria, in quanto regione poco sviluppata, è invece di 1 miliardo 784 milioni di fondi europei che diventano 2 miliardi e 300 milioni con il cofinanziamento nazionale.